Sì, mi trovavo con Francesco Narducci quando venni fermato dai carabinieri. Eravamo in auto a fare un giro, nulla di strano. Ero molto agitato perché non sai mai che cosa aspettarti quando vieni fermato a un posto di blocco. Quella sera ero molto preoccupato, è vero. Solo il giorno dopo appresi che avevano ammazzato quei due. Queste parole furono pronunciate da Giampiero Vigilanti durante un'intervista del 2017. L'uomo, deceduto recentemente all'età di 93 anni in un ospedale di Prato, era un ex soldato con un passato nel contesto bellico della guerra in Vietnam. Vigilanti è stato uno degli ultimi individui indagati per i crimini del mostro di Firenze e le accuse nei suoi confronti sono state archiviate 4 anni fa. Ma l'ex soldato ha sempre lasciato trasparire di possedere dettagli in grado di riscrivere la storia degli 8 duplici omicidi commessi in provincia di Firenze tra il 1968 e il 1985. Con la sua morte potrebbe aver portato con sé numerosi segreti. Il nome di Vigilanti è stato coinvolto in diverse fasi delle indagini sul mostro nel corso dei decenni. Nel 1985, 9 giorni dopo l'ultimo duplice omicidio, i carabinieri effettuarono una perquisizione nella sua abitazione, sospettando che potesse essere, come riportato nell'informativa, il noto mostro di Firenze. Durante la perquisizione, i militari rinvennero ritagli del quotidiano La Nazione, contenenti notizie sugli omicidi del mostro, oltre a una pistola calibro 22 detenuta regolarmente. Ma l'arma non fu né sequestrata né analizzata, fino a quando l'uomo stesso non denunciò il furto. Nel 1994 una nuova perquisizione fu effettuata dopo una lite con un vicino, durante la quale vennero trovati 176 proiettili fuori produzione nella sua abitazione. Nel 1998 il suo nome finì sui giornali dopo aver dichiarato di aver ricevuto un'ingente eredità da un parente americano che lo aveva rintracciato quando il suo nome fu associato a quello di Pacciani, il principale sospettato. Vigilanti fu nuovamente ascoltato nel 2015, durante il quale avanzò ipotesi contro Francesco Caccamo, il suo ex medico curante. Spiegò che Caccamo abitava nelle vicinanze del luogo in cui avvenne uno dei duplici omicidi. L'ex soldato affermò che la moglie di Caccamo mostrava un atteggiamento insolito nei confronti del marito e ipotizzò che il medico potesse aver commesso gli omicidi su incarico della donna. Durante le indagini emerse che la pistola calibro 22 di Vigilanti era precedentemente appartenuta al medico stesso. Si sa anche che Vigilanti e Pacciani si conoscevano, entrambi nativi di Vicchio. Come è noto, Pacciani fu arrestato insieme a Mario Vanni e Giancarlo Lotti, i famosi compagni di merende. Vanni e Lotti furono condannati mentre Pacciani morì nel 1998, poco prima di un nuovo processo contro di lui. Tuttavia, oltre al cittadino fiorentino, Vigilanti conosceva anche un altro individuo coinvolto in precedenti indagini. Si tratta di Francesco Narducci, il medico perugino scomparso nel 1985 nel lago Trasimeno e trovato morto in circostanze mai chiarite. A lungo si è ipotizzato che Narducci potesse essere uno dei mandanti dei delitti del mostro. Come Vigilanti ammise nell'intervista, era in macchina con il medico la sera del 22 ottobre 1981. Poche ore prima che la quarta coppia vittima del mostro venisse massacrata a Travalle di Calenzano. L'apertura del caso riguardo ai 3 delitti rimasti irrisolti dal punto di vista giudiziario, tra cui quello del 22 ottobre 1981, è stata promossa da un esposto presentato nel 2017 da Bieri Adriani, legale delle famiglie delle ultime vittime del mostro. Alcuni testimoni hanno riferito di aver avvistato un'auto sportiva rossa sul luogo di quei delitti e Vigilanti possedeva una Lancia Flavia rossa. Sulla scena del delitto di Calenzano, inoltre, è stata rinvenuta l'impronta di uno scarpone numero 44, corrispondente alla suola degli scarponi militari utilizzati nella Legione Straniera. Infine, solo alcuni mesi fa, Vigilanti fu chiamato a testimoniare davanti a una commissione parlamentare
nel contesto di un'altra indagine che collegava il medico Narducci a un caso diverso, quello di Rossella Corazzin, la 17enne scomparsa nel 1975. In quella circostanza i commissari si rivolsero a vigilanti per esplorare ulteriormente le sue dichiarazioni, in cui aveva affermato di conoscere il medico perugino. Nonostante questa straordinaria serie di eventi che lo hanno visto coinvolto, Vigilanti è sempre riuscito a emergere senza macchia. Ma i misteri che circondano quest'uomo restano numerosi. Dopo la notizia della sua morte, l'avvocato Adriani ha dichiarato: «La morte di Vigilanti non cambia nulla dal punto della ricostruzione della vicenda del mostro. La giustizia era già morta prima di lui, almeno dal 2019, anno della richiesta di archiviazione dell'indagine promossa 6 anni prima, anche grazie ai nostri esposti. La difesa delle famiglie francesi, quelle delle ultime 2 vittime, ha offerto all'autorità giudiziaria una quantità enorme di elementi, che tuttavia non sono stati presi in seria considerazione per ragioni ancora oggi non esplicabili».